Ciao, ciao a tutti. Che Ciao, grande piacere. gioia, che grande felicità. Allora, Luca, io e Antonella è da un po' che ci stiamo conoscendo. Ieri Sì. abbiamo fatto la prima esperienza vera insieme. È Sì, ma stato. no, aspetta che la gente poi fraintende, cioè spiega bene. Chiaro, Ciao, chiaro, un ciao. uccellino. Ciao, Ciao Michelle. ragazzi, come Ciao. state? Tutto Bene, bene? bene. Bene. Di che stavate parlando? Cioè, Degli in realtà lo uccelli del so, ma lo chiederò mattino. lo stesso. Degli uccelli? Al Degli mattino, uccelli gli del uccelli al mattino. mattino. Eccetera, eccetera. Oh, Ciao! salve, salve. Ciao raga, come state? Come Ciao! va? Bene, Ciao! bene, tu? Bene. Tutto bene, tutto bene, Hai un cane, Steffi? ne ho due. Vedi? Oh, mostraceli! Possiamo No, vederli? li ho a casa di mia mamma, li ho a casa di mia mamma. Allora non Eh sono sì. tuoi. No, no, sono miei, sono miei. Sono miei. È arrivata Cristina? Sì! Ciao a tutti e Salve! ciao! Ciao! Ma Buonasera! quante donne stasera! Tutte femminucce! Che No, è bello! che Paolo da quando è single sta cercando di. Il vecchio Invece! Non siamo mai state così tante Michelle, ci tengo a Dimmi, non mi precisare che non sento. è per provarci, perché ho solamente amiche donne, in quanto Paolo è un amico gay. Per le cose ho un rasoio che io veramente sulle mie palle non ci gioco, ok? Ma c'è un rasoio broken. Fai così e non hai paura di morire, veramente. Di morire, di fare un po' di sashimi Io le così. ragazze che si depilano la vagina, ogni volta. Che nelle pieghe col rasoio, con la lametta, anzi, no, col rasoio, con la lametta, tantissime volte anche a me è uscito il sangue. C'ho un amico che si è tagliato il pisello in due. Non Sì, dire queste cose, non si parlano sì. Bene che non ho. Tu sei un Sì. pazzo maniaco pericoloso per la società. A parte che non mi raderò mai più i coglioni adesso. Ma poi. No, io per non fare così Ma che li immagini faccio devo con rievocare alla mia rasoio. memoria? Le palle Con rasoio. tagliate, ma tu sei pazzo in culo? Stop it. Get some help. Non ti piacciono? Mi piacciono Happy molto. Tree Friends. L'avete mai visto? Esatto, sì. Sì, non Esatto, così. sopra quello, esatto. Tu sei l'autore. Non lo puoi vedere in No. live, no, No, assolutamente. oddio, perché noi live? Secondo me non è bannabile. Chi se la gioca? Neanche secondo Chi se me. la rischia con me? Ma voi siete Io pazzi faccio in la schermata culo. in Ma voi attesa, siete non c'ho pazzi in culo. Per me è problemi. bannabile. Ciao. Ciao. Ma io lo conosco a Ciao. lui. Ma Ma non è il Mark che pensavo io, Paolo. Tu sei il fratello di Paolo. Ecco come ti ho visto. veramente? È Mark Cannone, ragazzi. Alza il Davvero? Ci gay. credo. Oh my god! Wow! Ecco Chi perché sei, ha fatto la fratello? battuta della sottomark. Aveva qualcosa in comune dovevate per forza avere, tipo, no? Il cringe, dillo, 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 No, nel dillo. senso dell'umorismo volevo dire, Paolo. È arrivato Lo anche scacchista. Omiatol. Ah, non è lo scacchista. È la scacchiera lui. La scacchiera. Racconta qualche aneddoto di quando avevo 8 anni, Matteo, visto che comunque sei l'unico che ne sa di. Di quando avevi tu 8 anni. Sì, o 7 o 6, quello che ti ricordi che io non mi ricordo magari. Un Cioè, ricordo pensavo fossi più vivo grande di lui, ti rendi di conto? quando è appena nato che era così, non aveva i capelli. Cosa hai pensato quando l'hai visto la prima volta uscire da. Ho pensato. Ho subito notato una cosa, Paolo, posso dire? Era una caratteristica di Paolo, aveva appunto questa testa lucida che adesso possiamo rivedere e una piccola vena blu che solcava, diciamo, qua il suo cranio. Perché essendo proprio molto bianco, avendo una caratterizzazione molto, molto pallida, aveva questa vena che gli si vedeva. Infatti io, Si vede ancora? durante questo processo C'è di ancora? perdita di perdita dei capelli, volevo vedere se sarebbe riaffiorata la vena blu. Ma Ecco, vorrei capire come mai Paolo è diverso da tutti i membri della vostra famiglia Marchio. Io comunque ho avuto modo di conoscervi tutti. Ma diverso Anzi, in che senso, veramente. Luca? Cioè, ogni volta che usi il termine diverso sembra che lo usi in Fisicamente. negativo. No, no. Cioè, tipo.
fisicamente e anche comportamentalmente è diverso, ah, proprio sembra provenire da un'altra famiglia. Devo, ma guarda, io chiedo, comunque ti ha visto nascere, quindi è nato, presumo, da la mamma. Paolo, scusa, scusa, potresti spiegare da dove viene Idoli, il nome Idoli? Da Matteo, che chiunque lo chiamava Idolo, come io chiamo King e Stellina, lui spammava Idolo a chiunque. Okay. E quindi Idolo, Idolo, è diventato un tormentone per buoni 6 anni, chiamato chiunque Idolo. Allora, ragazzi, se volete raccontare... mi muto, se si sente tanto... No. Se ci spieghi quello che sta accadendo... Grissa, sarebbe meglio, tutto qui, questa è la... Se ci spieghi, se ci vuoi un attimo commentare quello che sta accadendo... Ma no, penso siano fuochi d'artificio, cioè, voglio dire, sì, non pensate che io viva nel Bronx adesso. Ma che vuol dire i fuochi d'artificio? Ma non lo so cosa stiano festeggiando, comunque no, non forse, sono stati, cioè, sono forse è stato scarcerato qualcuno. Matteo... è vero, però succedono queste succede cose, sì. Si fanno delle feste con dei cantanti generalmente quando sì. Qualcuno viene scarcerato, esatto, ma non è nel mio caso, cioè non... no, nel senso, ma... il mio paese è tranquillo. Io lo andavo a prendere all'asilo, ragazzi. Immaginate, oh, che sono più grande di lui. E quindi andavo a prendere all'asilo perché io facevo racconta! Le medie sotto, io facevo, e quindi lo andavo a prendere. E io, comunque, sono sempre stato bello piazzato, bello. Invece lui era tipo un secco, scheletrico, veloce, così, e quindi mi scappava. Veloce? Una lucertola! Praticamente hai appena descritto. Una lucertola che va proprio bene. Mi scappava, e praticamente mi ricordo un giorno, nel cortile di scuola, mi è scappato e ha cominciato a girare intorno per il cortile, così. E io ma pazzo in culo! E io lo inseguivo, capito, con la cartella grasso, con la cartella non lo riuscivo a prendere, ci arrivava alle 4 del pomeriggio, io giravo intorno così e lui mi ricordavo, io mi ricordo che mi facevate picchiare nella gabbia. Questo è anche nella gabbia, che come un pollo. Wait a minute. Dillo, Paolo. Mi chiedevano di rubare le Goladore, mi chiedevano. Mi mandavano dentro. No. E tu lo facevi? E io lo facevo, sì. E mi facevano pure i complimenti. Mi facevano pure i complimenti. Dicevano, Paolo, sono orgoglioso di te. Ma sapevi che tu le Goladore non le rubavi? 6 anni avevi? No, un po' di meno, probabilmente. E invece racconta di quella volta in bicicletta, Matt. Quando... sei rimasto con il piede incastrato nei raggi della bicicletta? E già fa ridere così? Basta, è finita. No, raccontala. E com'è successo? Ah, praticamente è successo così, che io avevo questa bicicletta, perché non era mia, me l'aveva prestato un mio amico. Sempre zone del mare, diciamo. E allora diceva, Paolo, vuoi venire? Ci facciamo un giro in due in bicicletta. E si metteva sulla canna della bicicletta. Lui si poggiava così, io... E a un certo punto ha messo male il piede, mentre andavamo sento abbasso lo sguardo e c'è lui con il piede dentro, che male, dentro la ruota della bici completamente proprio. Ma si sono andato nei raggi? Ma come cazzo hai fatto? Era caduta, la ciabatta per riprenderla al volo. Ci rimettiamoci la gamba per la ciabatta, vai.